Un viaggio letterario e poetico fra le tombe storiche del cimitero acattolico di Roma. È uno dei volumi sullo scaffale, la nostra rubrica sui libri. Rossana Livolsi. State entrando nell'università le cui materie in esame sono l'amore, la vita, l'agnosticismo, così come la più profonda religiosità, il terreno e il divino, la regola e l'anarchia, l'utopia, l'andragogia, la disciplina e la poesia. Qual è il sentimento forte, l'emozione forte che si prova passeggiando tra questi viali, tra questo percorso di tombe? L'emozione più forte credo che sia il sentire i sogni che sono presenti in questo luogo. Già forse dai monumenti funerari, già da queste pietre è possibile capire che erano la gran parte dei sognatori. La civiltà di ogni paese è determinata proprio dalla presenza di persone, di sognatori che portano avanti il progresso. Il progresso stesso di una civiltà è portato avanti da sognatori, quindi da romantici. Alessandro Rubinetti, scrittore, attore, regista, insegnante, ha lavorato anni tra le rughe delle pietre del cimitero cattolico di Roma, tra i suoi viali, percorsi funerari. Ne ha respirato i pensieri, la vitalità, ha assorbito l'energia delle centinaia di uomini e donne che riposano dopo aver lungamente combattuto, sognato e ideato all'ombra della piramide Cestia. Qui, dove un tempo sorgevano i pratoni del popolo romano, la cruda terra della patria cattolicissima accoglie le spoglie di scienziati, folli, artisti, filosofi, generali, pastori dell'anima non cattolici. Le pietre, i cippi, le lapidi, i rari monumenti fanno da quinta teatrale a questa guida che è un omaggio ai padri del pensiero moderno. Gli inquilini del Residence Piramide parlano e dialogano con i visitatori. È uno spazio di morte o un luogo di vita? Ci sono le idee. Queste non sono proprio pietre, ma sono sentimenti fossili. Basta veramente sfiorarle e riprendono vita immediatamente con delle energie, con delle idee fortissime che appunto rimangono in eterno. Un grand tour nel pensiero contemporaneo tra un quadrante e l'altro del cimitero che parla e trasmette la storia. Questo luogo un po' ci aiuta a riscoprire tutto questo, a riscoprire le nostre origini, cioè la storia non più solo come fatti, come nozioni, ma come vita.